Ma se uno dovesse scegliere di investire con profitto, quale metodo dovrebbe scegliere? Questo? Ciao amici Value Investor! Oppure questo? Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Inoltre, per i più appassionati della dura legge del gol, ci potrebbe anche essere il famoso growth investing. Pur partendo con un bias sui dividendi, oggi sarò molto schietto ed onesto. La dura lealtà. Stai fino alla fine per sapere quali sono le mie conclusioni. Bentornato! Sul tubo le due fazioni che si contendono lo scettro del potere sono il dividend investing e il value investing. Come dicevo prima, ci sarebbe altro da aggiungere, ma la cosa sinceramente non mi tange, perché sostanzialmente quando si investe si assume il fatto che vogliamo che il nostro capitale tenda a prosperare nel tempo, che cresca e possibilmente che lo faccia tanto. E se i presupposti non sono questi, sicuramente il growth investing non è qualcosa che ci interessa. Fondamentalmente si tende sempre a separare le due cose, ma prima di capire cosa sia meglio fare, capiamo anche le differenze fra le due tipologie, a grandi linee ovviamente. E poi andremo a vedere quali siano a mio parere vantaggi e svantaggi per andare a tirare giù una linea marcata e ben definita. Partiamo dal value investing, che si concentra sull'acquisto di azioni di società che sono sottovalutate dal mercato. Chi investe con questa strategia cerca di trovare azioni che sono sottostimate rispetto al loro valore intrinseco, ovvero il valore che l'azienda dovrebbe avere in base alla sua situazione finanziaria e anche alle sue prospettive future. L'obiettivo è di acquistare queste azioni a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, in modo da guadagnare quando appunto il prezzo aumenta e si avvicina al suo valore effettivo. Quali sono i possibili vantaggi? Beh, prima di tutto potenziale per ottenere un rendimento elevato. L'acquisto di azioni che sono sottovalutate può offrire un potenziale di guadagno significativo, in quanto il prezzo delle azioni può aumentare quando il mercato va effettivamente a riconoscere il loro valore effettivo. La bravura di un investitore value sta appunto nel capire quale sia il valore intrinseco e colpire nel punto giusto. Riduzione del rischio. Poiché chi investe in azioni value cerca di acquistare azioni a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, ovviamente c'è un maggiore margine di sicurezza che riduce il rischio di perdita di denaro. Avrete sentito più volte il termine margin of safety, e per cui la capacità di crearsi un cuscino di sicurezza che in questo modo diventa un materasso. Focus sui fondamentali. Il value investing si concentra sulla valutazione dell'azienda in base ai suoi fondamentali, come la situazione finanziaria o anche le prospettive future, piuttosto che su quella che è la speculazione del mercato. Ciò può portare a decisioni di investimento molto più informate. Chi va a praticare il value investing è come chi pratica il paracadutismo, a mio parere. Se hai una routine di controllo eccelsa sul paracadute, sull'addestramento, sulla scelta del pilota o sulla scelta dell'istruttore, hai meno rischi legati al gesto che vai a compiere. Ci sono anche degli svantaggi legati al value investing, ad esempio tempi e risorse necessarie. Trovare aziende sottovalutate richiede tempo e risorse, in quanto chi investe deve anche condurre una ricerca molto approfondita e analizzare le informazioni finanziarie per determinare il valore intrinseco dell'azienda. Non tutti hanno tempo o voglia di farlo, oppure non tutti si sentono all'altezza di questo arduo compito. Possibilità di errore di valutazione. Chi investe con value investing potrebbe valutare male il valore intrinseco dell'azienda acquistando azioni che sembrano sottovalutate, ma che in realtà non lo sono. Ciò potrebbe portare a delle grosse perdite finanziarie. Nessuno è perfetto ed errori se ne fanno tantissimi, nella vita come negli investimenti. Sentirsi il dio della valutazione è un modo per andare a bruciare il proprio portafoglio nel modo più velocemente possibile e anche nella maniera più eccelsa possibile. Incertezza del mercato. Nonostante l'analisi approfondita, il mercato potrebbe non riconoscere il valore effettivo dell'azienda e il prezzo delle azioni potrebbe rimanere basso per un periodo di tempo molto prolungato, lunghissimo. Magari saremmo già nel mogano o nell'urna prima che il mercato possa riconoscere il vero valore della nuova Microsoft o della nuova Apple. Passiamo al dividend investing. Questo dall'altra parte si concentra sull'acquisto di azioni di società che pagano dividendi regolari ai propri azionisti. Gli investitori che utilizzano questa strategia cercano di trovare aziende che abbiano una buona stabilità finanziaria e che siano in grado di mantenere, o meglio, aumentare i propri dividendi nel tempo. L'obiettivo è di ottenere un flusso di reddito costante e affidabile attraverso i dividendi della società. Ma quali possono essere i vantaggi di utilizzare questa tecnica? Prima di tutto, un flusso di reddito costante. L'acquisto di azioni di società che pagano dividendi regolari offre un flusso di reddito costante e affidabile ai propri azionisti, che può essere utilizzato sia come una fonte di reddito supplementare o magari per essere reinvestito nell'acquisto di ulteriori azioni della stessa società o di altre. Anche se questo può essere visto, ed effettivamente lo è,
ancora una scelta fiscalmente inefficiente, non tutti gli investitori sono uguali. Riduzione del rischio. Le società che pagano dividendi regolari di solito sono più stabili finanziariamente, il che significa che gli investitori possono ridurre il rischio di perdita di denaro. E nel caso del valore del prezzo delle azioni, la perdita reale o virtuale, che essa sia, si riduce in funzione del fatto che si è comunque andato a incassare una serie di dividendi che hanno calmierato la perdita. Poi abbiamo il potenziale rialzo del prezzo delle azioni. Le aziende che pagano dividendi regolari possono anche vedere un aumento del prezzo del valore delle proprie azioni nel tempo, quindi un capital gain, che significa che gli investitori possono ottenere guadagni in entrambi i modi, cioè attraverso il flusso di dividendi e attraverso l'apprezzamento del prezzo delle azioni. Soprattutto nelle azioni americane questo è vero ed è visibilissimo, ma una buona ricerca e tanto studio possono portare a scoprire perle sparse per tutto il globo. Ovviamente purtroppo per chi investe in dividendi non tutto ora è quello che luccica e ci sono degli svantaggi, ad esempio il rischio di taglio dei dividendi. Le società potrebbero ridurre o eliminare completamente i propri dividendi in caso di difficoltà finanziarie o di cambiamenti delle priorità aziendali. Ciò potrebbe ridurre o eliminare completamente il flusso di reddito degli investitori. Per questo chi investe in dividendi dovrebbe evitare la solita logica del cassettista. Non abbiamo neanche le nostre mutande o calze al sicuro nel cassetto di casa. Concentrazione in determinati settori. Alcune aziende potrebbero essere fortemente concentrate in determinati settori, che potrebbe rendere gli investimenti in azioni di queste società più rischiose a causa della dipendenza da fattori esterni come la domanda del mercato o le fluttuazioni ad esempio delle materie prime. In particolare mi vengono in mente, e sono diciamo le due aree macro aree più utilizzate, il comparto delle utilities è quello del comparto finanziario, che sono solitamente quelle aziende che offrono dividendi più allettanti, per cui bisogna concentrarsi su una diversificazione settoriale più completa e magari in questo caso anche quella geografica. Limitazione del potenziale di crescita. Poiché le aziende che erogano dividendi regolari tendono ad essere un po' più stabili e anche più mature, potrebbero avere effettivamente un potenziale di crescita limitato rispetto alle società che sono in fase di espansione e sviluppo. Ne abbiamo un esempio fantasmagorico in Italia, dove il nostro FTSE MIB è sempre lì da decenni, anche perché le aziende che pagano dividendi sono quelle che fanno gola a chiunque, ma siamo veramente invogliati a investire in queste aziende che stanno ferme nel tempo col proprio prezzo? In sintesi, il value investing si concentra sull'acquisto di azioni sottovalutate, mentre il dividend investing si va a concentrare sull'acquisto di azioni che hanno società che pagano dividendi regolari. Tuttavia è importante notare che queste due strategie non sono mutuamente esclusive e alcuni investitori possono utilizzare entrambe le strategie in modo complementare. Anzi, a mio parere, dovrebbero essere complementari perché nulla è ben definito, ma c'è una sottile linea di demarcazione che deve poterci far crescere come degli investitori preparati e consapevoli. Ad esempio, io stesso sto cercando di portare il mio tipo di investimento di dividend investing sempre più verso una complementazione con l'investimento value investing per ottenere il meglio dei due mondi con aziende che sono a sconto ma che anche distribuiscono dividendi crescenti nel tempo. Questo in modo da avere un doppio materasso di sicurezza che eviti catastrofi e che nei momenti difficili sia per noi un ottimo metodo di riduzione del rischio. E se entrambi questi metodi sono per noi fuori dalla nostra portata, ricordiamoci che esistono gli ETF e come ho promesso saranno spiegati benissimo dall'A alla Z in un video dedicato e che esce domenica prossima. Tra l'altro sarà un video molto difficile in termini di video editing, per cui per questo motivo vi aspetto numerosi. Per favore accorrete, iscrivetevi e cliccate la campanella delle notifiche, ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o a non investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!